Buongiorno, buongiorno. Bentornato, bentornati sul canale, bentornato a me sul passo della Calla, dove lunedì mattina non c'è un cane di nessuno. E siamo venuti qui a vivere, sostanzialmente a riprenderci un pezzo di vita. Prima volta in tre sul camper disagio, cioè oltre al cane ovviamente abbiamo la piccola Gnoma, che alla fine ho sistemato come tutti mi hanno detto. Ho messo il seggiolino sul posto davanti e la Marti viaggia dietro, molto semplice. E eccolo lì, disagio, bello piazzato, non c'è nessuno, c'è un autobus là, ma vabbè. E super contento perché veramente abbiamo passato l'ultimo mese chiusi in casa per il caldo con i condizionatori. Un po' non lo sopportavo io, un po' non lo sopporta nessuno, perché non si vive. E quindi staremo qui un po' di giorni in sosta libera a godere, mentre la Marghe si è accorta che ci siamo fermati e sta piangendo. Senti là, Marghe! Quello sarà sotto i 5 metri, quello. Pazzesco. Altro problemino, mi perde, ma questo lo sapevo da un pezzo, per la ghigliottina delle acque grigie. Ora ci ho messo un primo coso di plastica intorno con un elastico sulla bocchettina che fa un cono e esce. Ho messo un coso di plastica, perdeva lo stesso, gocciolava lo stesso. E allora ce n'ho messo un altro e sembra aver smesso. Sapevo che perdeva, in realtà perde quando è secca, e ho fatto la stupidaggine di lasciarla aperta, a lasciare la ghigliottina aperta per 2 mesi praticamente. È ovvio che adesso perde tutto quello che vuoi. Quando è umida, quando è un po' che la uso continuativamente, non perde nulla. Quindi boh, stiamo a vedere. Comunque, a parte quando non c'è la motosega in azione, si sta da Dio. Cioè, si riesce a stare fuori e respirare senza morire. Cioè, sembra così normale. Stanno facendo un casino bestia questi. Non posso dire che non c'è nessuno. Essendo, mi sa, il 1° agosto, c'è un sacco di gente prima a farsi una passeggiata. Però una passeggiata. Loro si sono fermati per pranzare, probabilmente. E questi sono tutti per camminate, credo. Quindi stasera sicuramente non ci saranno. Però il tizio mi si è piazzato esattamente accanto. La Marghe dorme ancora per un pochino. La Marti più o meno anche. Sto aspettando mia mamma, che pranziamo insieme. E poi c'è l'Olivia. Povera Olivina. Che c'è? Sarebbe stato un pochino problematico. La voglia te. Ha dormito anche un pochino in braccio a me. In questo momento dorme con un diretto. Schiacciato una mega dormita, che ero cotto, ma cotto come un fegatello proprio. Sveglia stamani alle 5 come ogni mattina, quella bambina che si sveglia proprio. Poi non mangio primi da diverso tempo. Siamo mangiati qui al rifugio dei tortelli ai funghi pieni di burro. Non ho retto il colpo proprio, non ce l'ho fatta. E vabbè. Bosco. Allora, è passato, lo rigiro sta lì perché l'ho appena girata ma non avevo pigiato play rec, anzi, è passato un motociclista su questa strada, passa una volta, torna indietro, mi guarda, mi indica, mi fa: tu sei quello di disagio.
sono scoppiato a ridere, cioè siamo nel nulla. Un motociclista passa, mi riconosce, gli fa sì, è quello disagio, quello lì. E mi fa grande, mi fa schiantare delle risate. Vabbè. Gli fa, cioè, in realtà non sarebbe un canale comico questo, però lo è diventato, mi fa piacere questa cosa. È l'unica via possibile. Motociclista, incredibile. Capisco un camperista. Comunque, parcheggio vuoto. Ci sono quegli scout e non so cosa ci facciano là. Però vabbè, siamo noi e questi signori anziani che erano preoccupati che fosse pericoloso quella notte. Ho detto, a parte le bestie, non c'è nulla di cui temere. Quindi ci siamo noi. E niente, ciampare le ciabatte. Sono il re del mondo. Buongiorno. Nottata tranquilla, ce ne sono altri camper, come vedete, si sono parcheggiati qua. Il problema è qui è che veramente ogni volta che vengo alla calla esce fuori un problema di disagio e stavolta veramente la ghigliottina delle grigie mi ha mollato proprio di brutto. Continua a gocciolare nonostante due plastiche tenute sotto e se la levo fa veramente cascata. Fa una cascata d'acqua ingestibile, quindi vabbè, ora andiamo a scaricare il prato vecchio. Ho scritto a Joselito di noi ripariamo camper.it, ma giustamente poraccio va in ferie fino a settembre, quindi rientra a settembre. E niente, ci arrangiamo. Che palle, ragazzi. Cioè, sono bellissime le nuvole, vedi? Guarda che belle le nuvole. Possibilità che piova, che stupendo. Mi leva un po' di polvere dal tetto. La Marche. Non la inquadro, la Marche. Sono contrario a inquadrare i bambini sui social. Sono le mamme sconvolte. Sì. Mi stia felice. Non gli sei nemmeno levato l'etichetta, vi. Devo dire che l'oggetto funziona. Funziona, sì. È la grandissima. Grazie a tutti quelli che mi hanno suggerito di risparmiare un sacco di soldi mettendo il seggiolino davanti. Tanta roba, vero Marghe? Contentissima. Quadro i piedi, guarda. I piedi. Guarda i piedoni. Si vede il babbo, c'hai 46, eh? Io ne ho 46. Abbiamo questo pacchettino. Non si noti la, il tossire da moribonda. Non gli sta più davvero. Non gli sta più la cintura da ieri, è già cresciuta. No, allora devi pigiare qui e tirare sopra. Sopra. Sì? Sì. Poi si parte e sviene praticamente, dorme subito. Ah! Ma sì, ti guarda con gli occhi dell'amore. Gli occhi dell'amore. Oh, oh, gli occhi del ti sto ciucciando la vita. Sì, ti ciuccia il braccio. Vedi. Abbiamo scaricato lì una lunghissima procedura efficace. Vediamo, guarda come si continua a gocciolare. Di brutto, perfetto. Te l'ho detto, è gocciola. Guarda qua. Maremma impestata. Ora ci rimetto le plastiche. Ok.
praticamente tutti gli anni qui a Prato Vecchio fanno un festival del pianoforte. Poi c'è un casino che noi abbiamo brutalmente perso perché era fine luglio, però spesso ci viene anche Bollani, si capisce da questi striscioni a base di pianoforte. Guardate qua, per salire al passo della Halla c'è questa fonte spettacolare. Poi è tutto bagnato. Meglio. Calcedonia, spettacolo. Si riempie la tanica da 10 ovviamente. Acqua secca, non so come dirvi, non è unta come quella che ho a casa. Per questa invece ci vuole un po'. Verrebbe da chiuderla, ma in realtà viene a diritto, è incredibile. È stato a pranzo da mia mamma, quindi salto temporale dopo Prato Vecchio. E niente, e adesso si risale su, si va verso Fangacci, se rimaniamo a dormire lì, se trovo un minimo di copertura internet per guardarmi due serie TV la sera, che è proprio una dipendenza fisica mia, non posso vivere senza. Quindi vediamo un pochino, intanto rispetto a Valle si sta da Dio finalmente, perché anche giù, tra l'altro da mia mamma abbiamo fatto una doccia, bella comoda. E qui adesso si respira. Odio l'estate. Che poi è assurdo, cioè non si può chiudere. Pensa quanta ne va sprecata di questa acqua. Va via, va là, via. Siamo quasi. Vai, vai, sono 10. Ma ancora un pochino, che male ci fa. Sono più di 10. Guardate come donna, per me quella figliola da ore. Ce la fa, come dicono in Francia, questa ce la fa ricacare tutta. Sarà almeno 2 e mezzo. Cioè ci siamo fermati e dorme ancora. Non si è nemmeno stupita ore. Dell'altitudine, del camo, del tappo degli orecchi, nulla. È stesa. Poi io non ho parole. Siamo giunti e c'è anche il segnale 3G della Wind 3. metri, Martina. Tanta roba. Un botto di camper. Speravamo di essere soli come bischieri. Secondo me bisogna venire a luglio per essere soli. Sì, lunedì a luglio. Se no, là ci sono i barbecue. Là c'è la webcam, voglio andare a vedere. Dunque c'è un WC, ma in estate è chiuso. E quella è la telecamera che si vede sul sito di Arezzo Meteo. Quella da cui si guarda sempre se c'è gente o no e che temperature ci sono. Quindi dicevamo venerdì si va via. Altra cosa che si è rotta, questa. Prova a aprirla, Marti. Cioè, aveva problemi già da prima. Attenzione. Evviva. Ma noi abbiamo trovato una tecnologia speciale per risolvere questa cosa. Apri. Perfetto. Benissimo. Ecco fatto. No. Apri di più. Vai piano. Tac. Perfetto. Vedi come si fa. Vedi? Sì, se non è andato la droga. Ma... No. È svegliata? È sveglia. È finita. Tanto doveva poppare 2 un'ora fa almeno. Si è mangiato 3 ore.
trasporterò. No, qui è... No, io non vado via di qui. Che silenzio. Andando a vedere se il rifugio è aperto, che mi prendo una birra, o un paio di birre. Ma dubito, secondo me ora è chiuso. È di molto chiuso ora. E niente, giro i video e lui non li registra, fantastico. Comunque rifugio mega chiuso, volevo farvi vedere le piste, ma ormai sono più in là. Rifugio super chiuso, quindi se domani voglio una birra dovrò arrivare a piedi al rifugio La Burraia e tornare. Che è una roba, è un po' una roba. Però magari può essere una passeggiata che posso fare. Visto che domani stiamo qui, c'è anche un briciolo di connessione. C'è ancora le grigie che sgocciolano e vabbè, è acqua, eh. E poi devo valutare se sistemarmele da me o no, perché boh, cioè io ora agosto lo volevo riusare. È che a casa le temperature per lavorare sotto al camper sono proibitive, cioè è la morte, non è possibile. La Marche ha appena non visto i suoi primi cervi che hanno attraversato la strada là. Pazzesco. Ben due cervi con delle belle corna. Parevo io a 25 anni, una storia lunga. Lasciamo perdere. Sto facendo sta camminata con la Marche perché piangeva a dirotto. E la Marche piace un sacco quando la fai camminare, tra virgolette. Quando la porti in giro, lei si calma. Non che dorma, ma è in uno stato di grazia. Guardate, piedini. Si vede che il babbo c'ha i 46, vedi? Mi sembro vecchio. A fare la pipì nel bosco, Olivia. La piscetta nel boschetto? C'ho il bosco dietro casa. E che bosco. E signori, c'ho la felpa. Finalmente la felpa. C'è dei vetri rotti, complimenti. Dal momento che sono riuscito ad avere segnale cellulare anche leggermente meglio della calla, si parla di un massimo di una velocità di uno speed test da 2 mega, cioè, ma sufficienti per guardarsi per la centomilionesima volta Modern Family, roba così, roba per farti addormentare o comunque così occuparti il tempo la sera. Penso che verrò sempre qui a Fangacci invece che alla calla. La strada per arrivarci fa un po' schifo, però quando cerco il freddo vero vengo qui. A parte quando c'è la neve, che disagio, rischia veramente di finire in un fosso con la neve. Non posso mettere le catene a disagio, né mettere delle gomme da neve. No. Secondo me non è equipaggiato per il freddo vero. Cioè, non credo. Cioè, oddio, non è messo male. L'unica parte un po' così è il serbatoio delle grigie, ma vale per tutti, è esterno in tutti i camper. Per il resto i tubi sono tutti piuttosto isolati, però boh, se finisci il gas nella notte qui sei fottuto, eh. Sta
Stamani il rifugio è aperto. Meno male. Cappuccino decaffeinato come i veri anziani, Martine. Ormai c'ho un'età. È stata dura chiamare qualcuno e venisse al bar. Sì, ho sentito, chiedevi c'è qualcuno. Mica aveva nessuno. No, vabbè, ci sta, c'è nessuno, questo ce l'ha a far dietro. Che roba è? Mai visto un insetto del genere? Cosa? Farfalape? Una farfalape. Scusate. Niente, no, no, assolutamente. Giù seduta. Qui c'è un po' d'acqua, Olivina, vuoi andare a bere? Vieni, aspetta. Vieni, andiamo? Qui. Vieni. Ora, se evitavi di incastrarti. Dunque. Con un po' di telefonate ho provato prima uno a Firenze, poi ho provato uno a Cerreto Guidi e ho trovato un'officina che chiude martedì, a cui lunedì posso portare disagio per sostituire e la ghigliottina delle acque grigie e quella delle acque nere, così in un colpo solo, perché sgoccio anche quella delle nere, poco ma lo fa. Quella nere c'è il tappo, ma perde anche un pochino dal tappo e quindi risolviamo questo problema. Spenderò un po', però faccio veloce e non mi sbatto e va bene. In questo modo posso tornare qua senza avere sgoccioli che veramente mi danno un fastidio incredibile, cioè io non mi piace, voglio aver tutto tappato, insomma. Quindi stasera scendiamo giù a Prato Vecchio, scarico le nere e poi andiamo su alla Consuma, al passo della Consuma, e dormiamo lì, così la mattina presto ripartiamo per tornare a casa. E perché poi c'ho un po' di compleanni a cui partecipare, quindi rimane a far così. Comunque raga, vabbè che è la prima settimana di agosto, ma c'è un botto di camper, anche se siamo infrasettimana. Non me l'aspettavo, pensavo ci fosse meno gente, invece a luglio c'è meno gente, ma ora niente. Talmente bello. E niente, la Marghe ha deciso di piangere puntualmente come sempre all'arrivo dei nostri piatti, quindi ci abbiamo fatto una turnazione di quelle numero uno mentre la Marti si scofanava a velocità ipersonica le tagliatelle al cinghiale. Io mi portavo in su e giù per il ristorante la Marghe per non farla piangere in collo. Poi se l'è portata fuori Marti e se l'è portata fuori Marti, io ho mangiato i miei funghi fritti e mentre poppava fuori ha fatto il suo solito secchio di merda la Marghe. Un secchio. Niente, quindi il problema adesso sta piangendo perché stiamo andando al camper per cambiarlo. Assomiglia? Sì, assomiglia. Leggermente più corto questo. E niente, avventure. Tattiche per non disturbare la gente al ristorante. Senti là. Sembra veramente la maltrattiamo. Ora, oltre alla Marghe che piange, voglio dire, le foreste casentinesi sono centinaia e centinaia di chilometri quadrati, centinaia, perché tu campo estivo dei preti, di quello che ti pare, non mi importa, porti 50 ragazzi di fronte a 20 camper parcheggiati venuti qui apposta per godersi il silenzio?
e canti con la chitarra, oltre a fare il solito casino, canti e suoni con la chitarra. Per quale cazzo di motivo vieni qui a rompere i coni? Ci sono centinaia di chilometri quadrati di foreste. Perché? Dell'Africa non fa la resta. Notte vista cimitero stanotte. Parcheggiati qui, c'è un botto di gente allo chalet, un botto di gente. Lì c'è lo chalet del Valico, un casino pazzesco. E anche al Miramonti, all'hotel più in là, c'era troppe macchine, si rompeva le balle. E quindi stiamo qui, dove non c'è macchine, siamo inclinati abbastanza male, ma vabbè, stiamo. Tanto bisogna solo dormire e ripartire domattina super presto per andare a casa. Sconforto di una donna che ha trovato troppa fila per la schiacciata dello chalet del Valico. Disagio. Sunset lover. Mega tramonto oggi. Guarda che roba. Spettacolo. Che palle agosto e la gente in ferie, noi compresi. Un botto di gente. Tutti qua, ma poi fra settimana non lavorate, andate a lavorare, non fare solo io, va bene? Voi no, andate. Vi si perdona. Hai sbavato te. Buongiorno raga. Notte splendida. Schifo. Mettiamo via sta spazzatura. Torniamo a casa. Quindi grazie per averci seguito in questa piccola avventura con una 3 settimanenne. Ovviamente ora che siamo tornati non sgocciola. Stiamo tornando, non sgocciola più il coso delle grigie, ma vabbè, li faccio sostituire lo stesso. Ci si vede nel prossimo video. Iscrivetevi al canale. Grazie, ciao.